Finalmente dopo 3 mesi è arrivata l'espansione, il Time Travel Memories 2. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. All'interno subito, grandissimo, una cartolina che aiuta la fondazione di Michael J. Fox. Poi ci sono 4 buste, la Hoverboard, quella molto radioattiva, quella che contiene i segreti di Doc, e una lettera per Marty. Nella busta Hoverboard abbiamo il tesserino di scuola di Marty McFly, fantastico, di Il Valle. Poi abbiamo una foto fantastica, anche questa, di Doc Brown con Clara, ed è una bella dedica. Poi c'è un ritaglio di giornale dell'arresto di Marty McFly Jr. e il giornale del 55 che dice che la torre è stata colpita dal fulmine. Ultima cosa, il progetto della macchina per leggere il pensiero di Doc. Nella busta redattiva troviamo tantissime cose. Iniziamo con il plettro del gruppo di Marty McFly, i Pinhead. Una bella medaglietta di Einstein, la mette dal colore cane. Una spilletta del casino di Biff Tannen. È un adesivo molto nucleare. Poi continuiamo. Ritaglio del 1885, la festa di Il Valle con la costruzione della torre. Poi abbiamo una foto di Einstein prima di partire per il viaggio temporale. Poi abbiamo una cartolina di Il Valle, una foto di Copernico mentre si avventura nella miniera per cercare la macchina, una foto di Marty e Doc del 1885, fantastica. Un pezzo di giornale che ci fa pubblicità alla nuova DeLorean. Questa è una chicca, perché questa è la pagina dell'elenco telefonico che Marty strappa per andare da Doc. L'articolo di giornale che dà lustro a George McFly e il piano di Doc per rimandare Marty nel 1985. Invece nella busta dei piani segreti di Doc troviamo come Doc ha realizzato la DeLorean e trasformata in una macchina del tempo, come l'ha reso una macchina volante e poi i piani per far diventare un treno una macchina del tempo. Ultima, ma non ultima come importanza, la lettera che Doc manda a Marty nel 1955, direttamente dal 1885, dove alla fine scrive: tuo amico nel tempo, Doc M. Sono veramente contento di questa roba, perché erano 3 mesi che l'aspettavo e voglio dire che mi sento felice come un bambino a Natale.